Buongiorno, siamo ad Adria, siamo in un centro commerciale perché è una di quelle interviste improvvisate. Sono con il sindaco di Pontetorio, Roberto Pizzoli, e Vanni Destro, che è uno dei promotori di un comitato No Trivelle. Perché ne parliamo? Innanzitutto ringraziamo il sindaco che l'abbiamo proprio capito al volo e sempre per la sua disponibilità. Oggi si parlava No Trivelle, e tu Vanni con un comitato, con un gruppo di persone sì. Che è ecologicamente friendly, nel senso sì, che sì, è un sì, gruppo di comitati in Italia Nord. Di lungo corso, insomma, si parlava di Trivelle. Sì. Ciclicamente, ogni tanto ci troviamo, si parla di Trivelle, sembra che le cose vengono messe via, non se ne parla più. Poi ogni tanto riaffiora il problema, qualcuno lo vuole riprendere troppo. Ho piacere di essere con il sindaco di Pontetorio, perché tra l'altro Pontetorio è uno di quei paesi che ha pagato di più l'estrazione. Ricordiamo che anni 40, 50, 60 hanno devastato il territorio del Delta, in alcuni casi, proprio tu lo citavi stamattina, 4 metri sotto il livello, si è passato un punto, sì, 4 metri, eravamo nell'idrovore di Ca' Giustiniani a Portovino, dove effettivamente è visibile un cedimento di circa 2 metri. 2 metri e mezzo anche, lì è stato dovuto ricostruire, hanno dovuto ricostruire una nuova idrovore nel 1960 al posto di quella costruita nel 1920, perché non pescava più dal fondo dei canali che si erano passati. E hanno dovuto ricostruirla e poi riadeguarla 20 anni dopo, perché comunque il terreno continuava a scendere. Ecco, la domanda è questa: tu eri collegato con Roma. Roma perché non conosce il nostro territorio? Perché non capisce che non lo vogliamo più? E perché non abbiamo voce in capitolo? Lo chiedo prima a lui, poi lo chiedo, però voglio arrabbiato il sindaco di Pontetorio. Ma io credo che il nostro territorio sia ultimamente, ma insomma quasi sempre, storicamente, un po' fuori dalle rotte di attenzione politica, anche se bene o male è un territorio importante, è riserva MAP dell'UNESCO, si è sviluppato dal punto di vista turistico, si è sviluppato molto dal punto di vista del comparto ittico, la spiaggia di Rosolina è tra le prime 20 dei nazionali per numero di turisti l'anno. Voglio dire, è comunque un territorio importante, non solo dal punto di vista dell'amore che possiamo provare per questo tipo di paesaggio, e il fatto è che probabilmente ci vorrebbe un po' di rappresentazione in più dal punto di vista politico anche, no? Cioè, ai tempi, non voglio tornare ai tempi di Bisaglia, però Bisaglia, bene o male, qualcosa ha fatto per il territorio, non era sicuramente delle mie simpatie, la centrale non l'ho amata, però le arginature, i lavori di riassesto idrogeologico sono stati fatti. Adesso sembra che siamo un po' passati in secondo piano, con il ragionamento che si fa della necessità di un'indipendenza energetica, si vanno a riesumare cadaveri eccellenti come quello delle estrazioni del gas nel Delta del Po, che chi ha, penso che anche Pizzoli lo sappia e anche meglio di me, hanno portato danni e ancora continuano a portarne. Tu sei sempre stato in prima fila per sottolineare l'importanza del territorio, del Delta, di questa valenza turistico economica che abbiamo. A Venezia siamo ascoltati da questo punto di vista, e virgola, visto che tu ci vai spesso a Roma come siamo messi? Io darei un taglio diverso, leggermente diverso, quello che ha detto, che ha fatto Vanni. Nonostante la rappresentanza politica magari ci divide sui colori, però sicuramente è inequivocabile che per una provincia così piccola il peso politico di rappresentanza diventa fondamentale. Qui dovremmo aprire anche un capitolo per quanto riguarda proprio il tipo di elezioni probabilmente che portano poi al governo i rappresentanti di tutta Italia. È questo qua. Il taglio diverso che voglio dare è quello sul piano energetico nazionale. Il piano energetico nazionale, di fatto, almeno nei miei 20 anni di esperienza di impegno amministrativo politico che ho sul territorio, ha evidenziato che ogni governo che è passato in questi 20 anni non ha mai fatto o non ha mai proseguito un piano energetico nazionale di medio e lunga veduta. Quindi passando, ma trasversalmente, così come trasversalmente l'impegno per la difesa del territorio, devo dire che c'è da Rifondazione Comunista per arrivare a Fratelli di
dell'Italia, è chiaro che l'interesse sia quello di salvaguardare il territorio, però per quanto riguarda proprio il piano energetico nazionale, tutti i vari governi che sono passati, rosso, giallo verde, giallo rosso o quello di fuori dell'Italia da adesso, ogni volta c'è un cambiamento di rotta. Oggi siamo arrivati quasi ormai a stringere un attimo il cordone, perché c'è bisogno dal 2030 del fabbisogno energetico che deve essere prodotto dall'Italia, da una serie di situazioni che ogni cosa sembra buona, e quindi anche portare quel 10 mesi di fabbisogno del gas italiano attraverso le estrazioni nel Adriatico sembra diventare quasi non necessario, ma è quasi per forza arrivare a quello, cosa che non è assolutamente così. Oggi Venezia, sai benissimo che il governatore si è speso anche attraverso il tavolo tecnico regionale con il governo, con dove sono state portate ed evidenziate tutte le criticità, soprattutto che il Polesine vive per quanto riguarda il fenomeno della subsidenza di cui avete appena accennato, e noi siamo consapevoli di questo e la battaglia la porteremo insieme. Proprio questa mattina, parlando con il vice premier Tajani e con Tosi, che erano ospiti di Confindustria, è uscito proprio che Tosi ha detto che Pichetto Fratin farà fare una nuova verifica tecnica, scientifica con le università, chiedendo anche poi la VAS e la Vinca per vedere anche evidente cosa e come ci si può muovere. Quindi al momento sembra che la questione sia comunque monitorata e non ci sia proprio un'avanzata, una fuga in avanti precipitosa, e il che non dico che conforta, perché comunque noi siamo per il no punto e basta su una vicenda del genere, però se non altro conforta il fatto che siamo consapevoli che sicuramente la scienza è dalla nostra parte, perché insomma il fenomeno credo che sia evidente, si vede ad occhio nudo.